considero abbastanza un esteta. Ho sempre cercato di trasferire quello che erano le mie passioni, quindi soprattutto quello legato al mondo del tatuaggio, all'interno del mio lavoro, quindi un po' come il tatuatore è capace di trasferire un disegno sulla pelle, io ho cercato di trasferire questo concetto nell'ambito della gioielleria. Questa è una, per me è importante come opera perché è un'immagine di Mike Giant. Innamorai, fu un colpo di fulmine per questa immagine. Diciamo, questo è stato il primo pezzo importante trasferito proprio sulla pelle. Quadro del mitico Poli Bonomelli, che è l'artista che poi ha realizzato l'installazione nel nostro ufficio. Stavamo cercando un'idea creativa per proporre, quindi per fare degli scatti, per rappresentare la collezione. Quella era proprio una stanza bruttissima che avevamo giù nel magazzino, era proprio la stanza delle acque sporche di scarico. E devo dire, ci ha fatto quel regalo meraviglioso che poi adesso è diventata un'installazione permanente in ufficio. Un'altra grande passione è quella legata agli occhiali e insieme a Michele, ormai 4 anni fa, abbiamo avviato questo progetto cercando di fare una selezione di prodotto legata all'eccellenza. Questo è il numero, serie limitata, 63 su 750. Bene, sono arrivati i nuovi campioni. Ah, fantastico. Dai, allora dopo li vediamo in sala riunione, ci mettiamo a vederli, così vediamo tutti gli nuovi effetti. Ottimo. È bello alla fine poi, vero? Bello. Potrebbe dare soddisfazione. Vi sto portando a vedere il primo negozio aperto del 2005. Negozio di 3,5 metri, un piccolo negozio a forma di triangolo dove tutto è partito. Da settembre del 2005 fino a dicembre del 2009. L'ultimo Natale siamo riusciti a lavorare in 6 persone. È stato quasi incredibile come percorso. Dopo 15 anni abbiamo aperto il nostro secondo negozio a Milano, in Corso Buenos Aires. Una tappa fondamentale per il percorso di 925, ma sicuramente non l'ultima. Perfect, but I knew that I wouldn't be.